un pomeriggio intenso vissuto nella comunità di Santa Maria Regina Pacis a Ostia. Dopo una breve visita alle piccole sorelle di Gesù di Chasse de Foucauld, Papa Francesco ha incontrato gli anziani e gli ammalati nella palestra parrocchiale, ricordando che la terza età è portatrice di saggezza di vita, di esperienza, di pazienza. Ai giovani, rispondendo ad alcune domande, il pontefice ha chiesto di trasmettere la fede con gioia, senza sorrisi finti, ma sostenuti dalla forza dello Spirito Santo. In un serrato susseguirsi di incontri, Papa Bergoglio ha poi incoraggiato le famiglie, soprattutto quelle che hanno battezzato i bambini durante l'anno, a diffondere la luce della fede prima di celebrare la Santa Messa. Nella quinta domenica di Pasqua, il pontefice ha ricordato a tutti di rimanere sempre vicini a Gesù, nonostante i limiti e i difetti di ciascuno, e a non essere ipocriti. Ma quando noi spegliamo gli altri, per esempio, quando noi chiacchieriamo, non rimaniamo in Gesù. Gesù mai lo affetta questo. Quando noi siamo bugiardi, non rimaniamo in Gesù. Mai lo ha fatto. Quando noi truffiamo gli altri con questi affari sporchi che sono alla mano di tutti e siamo tralci morti, non rimaniamo in Gesù. Rimanere in Gesù e fare lo stesso che faceva Lui, fare il bene, aiutare gli altri, pregare il Padre, curare gli ammalati, aiutare i poveri, avere la gioia dello Spirito Santo.